Ciao raga, benvenuti dal vostro amichevole nonno della rete in questa nuovissima Tech Profile con il solito amico Ciao Maurizio ragazzi. che ci ha portato il suo nuovo mazzetto. Allora, io ho montato questo deck per principalmente un po' di ricordi, perché comunque è un deck vecchio, non è un deck di Legion, è un deck giusto per for fun e comunque per divertirsi un po' nei card capital. Allora, il deck in questione è il Paladino Dorato, ovviamente, versione Ezreal col Kirf. Da sottolineare ovviamente Paladino Dorato, perché Vabbè. tutte le versioni ha portato qua, tutte. E il mio deck, cioè, non è che Tranne quello Paladino. figo, quello del Quale? drago, quello che ho portato io. Madonna, quello là no, Il per loop. favore. Il drago in balzino no. Allora, cosa fa Kirf? Praticamente, se abbiamo. Vabbè, abilità percussore, anche se al tempo non esisteva ancora. Quando abbiamo il Garret e Bowmans, Garret in Vanguard e Bowmans nella retro, possiamo mandare lui e Bowmans e Garret, volevo dire, nell'anima e cercarci un Blond Ezreal dal deck e convocarlo. Blondese, proprio lei. Blond Ezreal, sì, non altri. Una Ok. carta chiamata E Blond fammi Ezreal di vedere le altre due Unchained. carte che hai nominato, giusto per far Sì. capire. G2. Che poi dovremmo fare il video dal BT6 in poi. Ragazzi, scrivete nei commenti se volete che continuiamo con la storia di Vanguard tramite le carte. Siamo rimasti al BT5, andatelo a vedere il video che è bellissimo, la storia di Vanguard. Questi sono praticamente la combo, cioè cosa significa? Che devo avere lui in Vanguard, lui in retro, effetto suo, mando tutto nell'anima e dal deck schiero lui. Magari inizia di primo, il mio avversario convoco, il mio avversario convoco G1, io faccio la combo, so agitare il suo avversario Ah, G1. E perché così. l'avversario non deve avere come gli No, altri, e infatti è ok. così che vinceva Gold al tempo. Ok. Mettiamo un po' le carte a posto e poi vi faccio vedere tutto. Sì, io stavo nel pieno dell'inizio attività qua, Poi invece del gioco il BT6. 2x di Blond Ezreal, non di più perché comunque ce l'andiamo a cercare con lui. Il Ok. 3x di Ezreal Scizor, Che SP, tutti e tre. E il figo. Si deve 3x atteggiare. di Platina Ezreal. Pure quelli SP. No. Ah, Vabbè, cosa fa Ezreal Scizor? Praticamente vai. nell'EP4 giro 2 e tolgo 2. Se ho 5 le tue. Sblocco tutte le mie tue guardie. Se ho 5 le tue guardie, prende più 10 meno un critico. Alla fine del turno, giro un danno a faccia in su e carico l'anima. Quindi Ok. praticamente a fine turno il costo viene ridotto di 1, sia di Soul Charge che di Counter Charge. Poi gioco ovviamente come ho detto il 3x di Platinum. Cosa fa? In LB5 giro 3 danni, do più 5.000 a tutte le mie tue guardie. Quindi lui la uso come finisher. Il 4x ovviamente del G2 che mi serve per fare la combo. Va bene. Il 3x di Vivien, di cui un Forte. SP, mi devo vantare. Forte. Cosa fa Vivien? Quando viene supportata e l'attacco colpisce, giro un danno, guardo la prima e se è un gold paladin lo schiero. È scatto. Praticamente sì. Non per E liberatore, il 3x di Bagemagus. E ok. niente, 4 per, scusami. 4x, scusatemi. E praticamente l'attaccante 12 di Eliethel. Se c'è nel nome, prende più 3.000. Il 4x di Gareth con l'artwork nuovo. Ok. Il 4x di Mark, scudo aura. Ok. Il 4x di Leone Bianco. Quello che facevo. Cosa fa? Quando viene piazzato in retroguardia, se ho un Vanguard con Ezreal, giro un danno, carico uno l'anima e mi faccio un danno. A fine turno, praticamente, rimetto un danno dalla zona danni del deck. È utile perché, intanto, non è come quei 6.000 e quindi un 7.000 di supporto può fare colonna. Punto Ok. primo. Punto secondo, richiede Ezreal perché molte volte. Gli Ezreal servono molto l'anima o comunque non ti mandano in LB o in Ultimate Break. Magari sto in LB4, voglio andare in Ultimate Break, pesco, faccio lui. Beh, c'è meglio lei del Pegaso. Esatto, Sì. e comunque carico l'anima. Ok. E poi gioco il 2x di Malligant per lo strappadanni perché gira troppi counter blasto Sì, e deck. poi levi l'anima che hai caricato. Buono. Il 4x della cura. Scarso. 2x di Epona, perché vabbè, principalmente potevo mettere qualsiasi critico, avevo preferito o lui o Dante Gallo, vabbè, che come artwork, principalmente io i critici metto alla maggior, se non hanno un effetto speciale metto come artwork che mi Penso piace. alla scimmietta del No, quella Genesis. non mi piace. Il 4x è il critico più forte di tutto il gold. Va bene. No, l'ho già detto cosa fa, non lo voglio ridire. Il 2x Metti nell'anima più 3.000. Il 2x delle pescate seguo giù veloce, Bello.
veramente bello anche come artwork. E il 4 perde la pescata più forte del gold. Quando viene inserito, guarda dal deck del più 2000 una retro. Anzi, scusatemi. No, ha un'unità, quindi puoi darle anche al Vanguard. Forte. E niente, io ripeto, ho montato questo deck perché come Sì, sono, pietoso qua. sì, perché sono usciti gli Ezreal promo e quindi Ah, sì. ho voluto riprendere un po' gli origini, sì. Riproporli. E dai, secondo me ci mancava, visto che io mi sto facendo tutte le varie liste dei deck che sto pubblicando, un Ezreal deck mancava. Grazie mille, Maurizio. Di nulla, di nulla. Poi ci vedremo con BT Jaffette, Deep Uff, Boosting e Pro Deck Profile, tante se ce la cose. potremmo fare. Eh? Se ce la potessimo fare. Perché? Ma servono le carte Di che cosa? vecchie. Per Dimension, Neonettare, un po' Ah, per non è Kagero. tutto. Ah, vabbè, sì, Neonettare è tutto. Kagero qualcosa, Kagero oppure è di End, tramite. sì. Vabbè, tramite Samu. Oh, vabbè, siamo a 6 minuti, perciò possiamo un attimo perdere tempo. Che volevo dire, perciò, Kagero, Cash, ancora, Dimension non mi piace, anche se è più Oh, vabbè, forte. Ah, e Neonettare. Ryzer lo facciamo, Dai, dai. sicuramente, abbiamo tutto. Sì, Ryzer abbiamo abbiamo tutto. perfetto. Abbiamo tutto. 4 maggiordomi, se volete i maggiordomi contattateci, ne ho una quindicina. 16, Kagero, 16. Link. Porteremo, Ah, porterò. Link ce l'abbiamo. Porto la versione. O Sì, porterò io la mia versione Chaosbreaker alla giornata. no? Furia del Ghostbreaker, se ne volete, scrivete. Io vendo. Apriamo anche i trial deck di cui ne ho presi 8. Ma ne sono solo 4 uguali, perciò non possiamo fare la partita. Vabbè. No, però possiamo fare il mirror, cioè si può comunque fare. Il primo che si becca Fallon ha vinto. Come farlo? Il G2 Fallon è il primo che se lo becca in mano ha Come vinto. G2? Il Fallon è quello dello trial. dorato. No. Sì. Photon volevo dire, Photon. Ah, ecco, scusami. Il tuo Ora paladino dorato. mi uccideranno. Eh no, il primo che si becca Photon in mano ha vinto. Io stavo pensando di mettere cosa, come si chiama? Casomai di prendere uno del Dimensional. Vecchio, Se lo trovi. sì, ho visto che c'era uno. Non lo so se prenderlo, casomai facciamo quello contro. Che quello è forte contro il deck. Sì. Ok, raga, penso che adesso possiamo stoppare. Grazie mille a tutti per la visione, grazie Maurizio. Come sempre, like, iscrizione al canale, condivisione, commentate e richiedete il vostro deck. Al prossimo, ciao.